Aaron, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi ti introduco nel magico mondo degli incantesimi. Quindi seguiranno una serie di video tutorial riguardo gli incantesimi. Quindi da dove iniziare, cosa fare, cosa non fare, che ingredienti utilizzare. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo come oggi. In questo primo video tutorial voglio lasciarti 5 cose che avrei voluto sapere prima di incimentarmi nell'arte incantatoria. 5 cose che mi avrebbero fatto comodo sapere prima, così da non demoralizzarmi subito una volta fatto il mio primo incantesimo. La primissima cosa che avrei voluto sapere prima di fare un incantesimo è che la magia non ha tempo. Sì, esattamente come dice Gandalf, uno stregone non è mai in ritardo e nemmeno in anticipo, arriva precisamente quando intende farlo. Ed esattamente così la magia. Sì, ok, ammetto, l'ho letto, riletto più volte in uno dei libri che ho qui alle mie spalle, dicevano che la magia non ha tempistiche. Però un conto è leggerlo e un conto praticare e comunque constatarlo di persona. Quindi Ste, è inutile che tu vai a controllare il tuo calendario per vedere se oggi, dato che ieri hai fatto l'incantesimo, hai riscontrato dei risultati, perché non puoi aspettarti nulla di tutto questo. Arriva precisamente quando è giusto, arriva precisamente quando è il momento giusto. Potrebbe capitarti adesso, fai l'incantesimo, e potrebbe capitarti nello stesso momento. O potrebbe capitarti quando, non lo so, fra un anno, fra una settimana. Scusa per il casino in sottofondo, ma nel mio palazzo sono tutti incivili e maleducati e fanno un casino assurdo. Spero che non si senta comunque. Quindi, quando fai un incantesimo, non avere aspettative di tempo, non pensare che tutto ti si materializzi così in un istante. Sarebbe bellissimo, ma non è proprio così. Fate eccezione per alcuni tipi di incantesimo, come per esempio vuoi sentirti un po' più sicuro di te per un appuntamento o un colloquio, allora in quel caso lì potrebbe essere un incantesimo istantaneo, o comunque meglio farlo la sera prima o il giorno prima, e solitamente è sempre legato maggiormente a una pietra, a un talismano. La seconda cosa che avrei tanto voluto sapere prima di fare un incantesimo è che se non ci credi, non ricevi. Se fai senza convinzione, non otterrai alcun risultato. Quindi abbandona lo scetticismo, credi fortemente in quello che stai facendo e vedrai che riuscirai a ottenere dei risultati e a constatare dei risultati. Ok, magari in un primo momento potresti, che ne so, dire: senti, io lo faccio, ci provo perché sono curiosa di vedere se funziona. Ok, io ci provo, se funziona bene, se non funziona ci ho provato, soprattutto all'inizio. O io ci provo, non ho alcuna aspettativa, mi va bene così. Mi affido tutto il mio scopo, tutta la mia energia alle cose, alle forze esterne. Quindi non fare quella faccia di persona scettica e buttati, credi fermamente in quello che fai, perché comunque un incantesimo solitamente serve per migliorare te stesso, per renderti più felice. Quindi perché fare qualcosa con scetticismo se tecnicamente è una cosa che ti potrebbe rendere felice? Credi fermamente di riuscire nel tuo intento, credi fermamente che l'incantesimo ti darà una mano per ottenere ciò che vuoi e per renderti più felice. La terza cosa che fa sempre comodo sapere e che potrebbe essere utile a molti, perché magari molti se lo chiedono, è che non devi essere per forza pagano o sciamano o seguire una certa religione, o non è che devi per forza credere in una religione per praticare magia. Quindi tu potresti essere benissimo un cristiano, potresti essere benissimo un pagano, potresti essere benissimo un buddista,
buddista o comunque essere ateo e praticare comunque magia, fare incantesimi, quindi se puoi anche benissimo leggerti la Bibbia e praticare magia. Anch'io comunque me l'ero chiesta in passato e pensavo che praticare magia fosse qualcosa di eretico, però dipende tutto dalle intenzioni che uno ha. E comunque di solito una magia che facciamo tutti a nostra insaputa, soprattutto riguardo alle persone che credono, sono semplicemente le preghiere. La quarta cosa che avrei tanto tanto voluto sapere prima di fare un incantesimo è che non devi per forza seguire certe cose. Semplicemente non devi essere troppo rigido nel fare gli incantesimi. Se leggi un determinato incantesimo e ti chiede determinate procedure e ti accorgi che comunque non le senti troppo tue o ti accorgi che ti renderebbero troppo rigido, insomma, se non lo senti a pelle che possa far per te, è inutile che tu compia certe azioni. Se prendi nei libri all'inizio un incantesimo e magari non hai degli ingredienti, non farti troppe seghe mentali. Cerca un modo di sostituirlo o modificalo nel modo che ritieni più opportuno. Però ci arriveremo poi con calma nei vari tutorial successivi, dove ti spiegherò meglio cosa fare e cosa evitare di fare. La quinta cosa che avrei voluto sapere e che poteva anche essere scontata è non avere fretta, non metterti ansia, non avere l'ansia, non praticare un incantesimo se sei soggetto a ansia o paura, perché ciò non porterebbe a nulla, anzi potrebbe essere soltanto di ostacolo al tuo operato, al tuo obiettivo, e quindi non farebbe bene all'incantesimo e non farebbe bene a te stesso, perché io l'ho fatto. Il mio primo incantesimo che ho fatto ero ansiosa, avevo paura e quindi non è andata proprio a buon fine, o comunque ci ha messo più tempo del dovuto per manifestarsi in parte ciò che avevo richiesto. Quindi non avere fretta. Se per caso tu abiti con qualcuno che non approverebbe ciò che stai facendo, ti consiglio di aspettare magari quando sei solo a casa, o magari chiuditi la porta a chiave e chiedi di non essere interrotto perché semplicemente stai meditando o una roba del genere, e poi cerca di concentrarti sull'operato, perché così almeno sei sicuro che nessuno può entrare nella tua camera, può entrare nella stanza dove stai praticando, e quindi non avere comunque l'ansia, perché se lasci la porta aperta, cioè chiusa ma non chiusa a chiave, e comunque dici che stai meditando, non vorresti essere disturbato, potrebbe comunque entrare qualcuno. Qualcosa. Quindi ti suggerisco di fare così, anche perché, come vedremo poi, per fare gli incantesimi sarebbe opportuno seguire certe fasi lunari e certi giorni, certi periodi per diversi scopi, quindi è più difficile fare un incantesimo per un determinato obiettivo quando hai la casa libera. Per questo motivo ti ho suggerito di chiuderti a chiave e di dire di non essere disturbato. Queste erano le 5 cose che volevo condividere con te se tu fossi agli inizi con l'arte incantatoria, giusto per evitare che tu commetta i miei errori. Quindi mi raccomando, credi fermamente in quello che stai facendo, non darti troppe aspettative riguardo alla tempistica, non sii sicuro, non fare niente di fretta e con l'ansia, e soprattutto non essere troppo rigido a voler seguire certe cose che leggi nei vari libri e robe di questo tipo. Ma ci arriveremo poi nei vari tutorial successivi. Spero che ti sia stato utile, spero di essere stata chiara. Se hai domande o non ti è chiaro qualcosa, non farti problemi a scrivermi nei commenti sotto, o se sei timoroso scrivimi pure su Instagram, ma ti sarei grata se scrivessi nei commenti sotto, perché potrebbe essere utile anche agli altri. Ti ringrazio tanto di essere arrivato fin qui, ti ringrazio tanto di sostenermi con il canale vedendo questo video, seguendo gli altri prossimi tutorial. Ti dico anche che in caso ci sono i tutorial sulle rune,
in caso in cui volessi anche iniziare la pratica divinatoria con le rune, ti lascio qui la playlist con i vari tutorial sulle rune. E niente, se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!